Mario Olivieri, in questo film Perfidia, l'unico film italiano in gara a Locarno, è un coprotagonista, ma secondo me con questo suo viso molto espressivo è la vera rivelazione. Mario, la Sardegna, c'è molta Sardegna in questo film o no? Direi poca, individuabile, perché la periferia che viene mostrata potrebbe appartenere a qualunque città, non solo d'Italia ma anche d'Europa, del mondo, perché l'intento del regista non era quello di rappresentare la società Sardegna, le pecore, i pastori, le faide, i banditi, eccetera, ma quella di raccontare una realtà sassarese che è simile alla realtà newyorkese, probabilmente canadese. Cioè tu dici che questo film terribile, angoscioso, di queste vite depresse, tristi, senza prospettive, non è un film sardo, no? No, è un film universale, come definirlo. Non tutti i padri e tutti i figli hanno questo tipo di rapporto. Succede che un padre dimentica proprio la presenza di lui perché è preso la carriera, l'altro interesse, si rende conto quando manca il perno della famiglia, dell'arte familiare, che è la moglie, la madre, allora ci si ritrova preso. Ecco, tu questo figlio non lo conoscevi? Non lo conoscevo. Angelo. Gli davo solo ordini, probabilmente lo rimproveravo. Tu gli chiedi, ma quanti anni hai? Quanti anni hai, perché non si rende conto. Non sapevi quanti anni avesse tuo figlio nella scena. Così è. Questo è un film sulla anomia, sulla. Sì. È così? Sì. Cioè non c'è un riconoscimento della persona, però la paternità c'è. Perché il voler sistemare questo figlio non è mica che per togliersi un pensiero, una preoccupazione, più per se stesso che per la mia. E quindi c'è questo tentativo di avvicinarsi, che è tardivo ormai, no? Una cosa che, che capita spesso nelle famiglie. Io ho detto sempre, Gucci, stiamo arrivando a una incapacità feroce. E tu sei stato preside fino a pochi anni fa. Sono stato preside fino al 2012, ho fatto 46 anni di servizio della scuola e quindi conosco i giovani. E questo giovane Angelo, questo protagonista del film, sì. Una persona senza futuro, senza un lavoro. Probabilmente a scuola era anche poco volenteroso, probabilmente faceva. Sono i giovani di oggi questi o è una parte, una degenerazione? È una parte, dipende dalla forza che ha la famiglia nel seguirlo, che oggi è difficile seguire un giovane, specialmente nell'età adolescenziale, dove c'è il conflitto fra padre e figlio, c'è il rifiuto dell'autorità paterna o materna, ed è questo un momento molto difficile per i genitori, perché nessuno insegna ai genitori a fare i genitori, perché il rapporto con la scuola è cambiato. Oggi un genitore va a scuola non per ascoltare il professore che gli dice guarda il suo figlio ha bisogno di questo, ma perché come si è permessa, ho permesso di dare due a mio figlio, di dirgli che non è studioso, che è un asino, eccetera eccetera. A volte ci pigliavano a c'è fuori i genitori, se il professore ci chiamava. Ecco, riflesso nella storia del film, questo probabilmente è il rapporto. Ma se vi ricordate c'è una scena dove Stefano vede il padre che diceva pesca, non c'è la pesca con te, che è cioè, lui per farsi perdonare questa cosa, però lo porta a pesca, avete visto, no? La pesca lo porta a un lavoro, eccetera. E quindi il figlio diventa un peso da portare avanti, ma a sua volta il padre si trasforma in un peso poi per il figlio. E io mi sono permesso drammaticamente perché in effetti sono vicino a un'età nella quale potrei trovare una situazione del genere. Dicevi che tua moglie si è commossa vedendo il film. Sì, anche io, anche stasera io ho
vissuto con terrore quel momento dell'abbandono al distributore, perché potrebbe capitare a più per noi. Quindi questa esperienza la vivi. Domani, quando noi cambiamo molto, un figlio difficilmente ce la fa a tenerti a casa quando sei capace di seguire per te stesso. Però tu dici non è un film sardo, in realtà il regista è sardo nella lingua, sassarese nella lingua, perché il regista ha mantenuto, va bene, tutte le inflessioni del sassarese. Tu sei anche un autore dialettale, io quindi scrivo commedie, giochi in casa su questi temi. Sì, allora sì, io dico, ho sempre detto, amando la Sardegna, che però la Sardegna è un popolo un po' depresso, è così o no? Ma depresso perché... Un po' meditabondo, un po'... Ma l'isolamento che ci ha fatto diventare un po'... Siamo diffidenti. Ecco, ma questa... è un po' come la Svizzera, dal punto di vista culturale. Sì, sì. La Svizzera è avanti, però è isolata, nel senso che... Però io facevo questo ragionamento, ma guarda un po' che cosa è venuto fuori dalla Sardegna, la terra di Briatore, di Berlusconi, degli yacht, della Costa Smeralda. Che cosa è successo? Come mai questa rottura della percezione? Era la regione delle vacanze, dell'allegria. Di chi? Però non dei sardi. Ecco. I sardi, la Costa Smeralda, la vivono come camerieri, come guardarobieri, come metro al massimo, non certamente come turisti. E oggi viene fuori un film su una Sassari senza futuro, senza prospettive, triste, sì, con questo ragazzo autistico. Questo ragazzo. È così. Sì, cioè sì, la Sardegna Felix, no, dov'è finita? Non è così. L'ambientazione è a Sassari, ma non è soprattutto. I giovani che passano la giornata in un bar, non sono solo a Sassari. Milano, a Latina, a Palermo. Questo giovane che nel film è tuo figlio assomiglia ai tuoi ragazzi, sì, di scuola? Assomiglia ai miei ragazzi di scuola, assomiglia a un mio figlio che è professore di lettere, fra l'altro. Che? Professore di lettere. Sono orgoglioso, ho 5 figli tutti laureati, quindi ho faticato a farli studiare, a lavorare parecchio. Però figlio è diventato mio figlio quasi nella realtà del film, l'abbiamo vissuto proprio, tant'è che mi ha detto in conferenza stampa che adesso a Locarno siamo la sua camera e ieri notte mi voleva fare il bagnetto, mi voleva cambiare, ha cominciato a pensare male perché nel film lui fa il bagno al padre, lo veste bene e poi lo porta a buttarlo giù, scherzando. È stata un'esperienza bellissima, bellissima. Anche grazie alla tua maschera straordinaria, devo dirtelo. Ci avete un secondo tempo o era una battuta la tua? Cioè state pensando a fare un seguito? No, io ho suggerito a Bonifacio di fare per figlia 2, dove io non sono morto, mi salvo a fatica la roccia e penso di vendicarmi e di aiutare mio figlio poi nella era uno scherzo. Senti, in conclusione, da preside, da attore, che cosa consiglieresti a questi giovani italiani? Consiglierei ai genitori in questo periodo specialmente di stare vicini a loro. I genitori di questa generazione si comportano come figli, li avete visti? Seduti a tavola, iPad, lui, iPad figlio, non si parlano. I miei nipoti si chiamano con gli amici, si incontrano e stanno a parlare, ognuno per conto suo ha giocato. Allora state a casa, che cosa ci fai? Fidanzati. E allora, non c'è più lo senso, allora bisogna tornare a una autorevolezza del settore, non una autorevolezza del settore, che spiega ai ragazzi che per esempio a tavola si conversa, non si tiene televisione, cioè si rispettano la scuola, i docenti, tutto questo. Il genitore oggi ha molta più facilità a dire sì che no, dire no è duro. Senti, il passaggio sulla politica, tu
a un certo punto pensi di risolvere i tuoi guai presentandoti, ma fa per sistemare il figlio. Cioè c'è questo concetto della politica come clientelismo. Chiedi un favore all'amico assessore per il bambino, ragazzi. Dice, non me lo fa il favore, allora me lo auto, me lo faccio da solo il favore, mi candido. E vinci. Non per, per fare del bene alla comunità, no. Per aiutare. Per sistemare mio figlio. Concetto di distorto della politica, no? E lì in Sardegna avete avuto un po' di vicende, adesso c'è. Sì, noi abbiamo il Sassi, la città dei presidenti, viviamo. Siga e segni di Berlinguer, quindi politicamente Sassari è stata una fucina, sì, di grandi. E anche lì in Sardegna siete incartati, no? Da... Sì, di regione, anche di nazionale, molti processi, eccetera. Quindi come... ma il potere credo che sia corruttibile. Io amando la Sardegna, avendola conosciuta 30 anni fa quando è partita la Costa Smeralda, mi sembra come un cadavere, un... Che cosa è successo? Dove vi siete persi? Due turisti, cioè il turista cosa fa? Va sulle coste, va in albergo, si gode il sole, il mare, all'interno difficilmente ci va, i paesi che stanno morendo. Ma il turismo vissuto con troppa aggressività anche da parte dei locali vi ha un po' spersonalizzato, o no? Sì, non... Cos'è stato? Una meteora? Vi ha rovinato le radici? Sentiamo. Paradiso di altri, non noi. Però tutti hanno fatto gli alberghetti, le casette, sì, le cose, sì, 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 e adesso? Adesso probabilmente sta girando sta girando male. Cioè i sardi tutto, hanno venduto l'anima e c'è questo rischio, no? No, vendere l'anima no, ha un carattere acerbo. Infatti quello che dico, sa però... Reagire. Credo che non male riuscirà a reagire, insomma, perché bene o male abbiamo avuto un trasfit di conquistatori, la storia e ancora ci siamo, che resistiamo con la nostra lingua, perché il sardo è una lingua, con la nostra cultura, con delle potenzialità nel campo politico, nel campo culturale, nel campo medico. Ci sono gente, se San Raffaele hanno fatto adesso a Lugna per esempio, per diventare un'eccellenza in campo nazionale. Quindi in futuro probabilmente per le generazioni di polemiche ci sarà. Diverso da quello lì. Diverso dalla Sardegna cartolina. No, non è la Sardegna cartolina. Non è finita con la Sardegna cartolina, insomma. È finita con l'Ele Mora, con Berlusconi, sì, con il... Gericalà, che ci ha rovinato. Con Villa Certosa. Però Villa Certosa cosa fa? Lei va a fare il cameriere a Villa Certosa e prende un professore. Vuol dire, bene o male, io non sono... Però uno che dà tantissimi posti di lavoro, qualche merito ce l'avrà, ne ha altri 10.000 dei meriti, però un imprenditore, costruito. Imprenditori così ne vorrebbero sapere vicini. Quindi in bocca al lupo, speriamo di vedervi al successo qui a Locarno e in Italia. Grazie. Grazie.